L'infezione HPV, acronimo di Human Papilloma Virus, malattia sessualmente trasmessa, può avere delle conseguenze molto serie per la nostra salute, eppure la trascuriamo. Ci conferma tutto questo Aldo Venuti, virologo, coordinatore dell'HPV Unit degli istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma. Buongiorno professore, ben arrivato a Uno Mattina. È un avvertimento che in realtà riguarda tutti, maschi, femmine, adulti e anche adolescenti. Innanzitutto buongiorno, è vero. L'HPV è una malattia estremamente diffusa che coinvolge sicuramente il sesso maschile e quello femminile. L'importanza di questa patologia è che uno dei primi virus in cui è stata dimostrata la capacità di dare tumori nel sesso femminile, ma non solo, anche in quello maschile. Adesso sappiamo che oltre ai tumori a carico dell'apparato genitale, sia femminile che maschile, questo virus, anzi diciamo sono più di un virus perché se ne conoscono oltre 190, ma per fortuna solo alcuni di essi sono in grado di dare una patologia che alcune volte è benigna, i cosiddetti condilomi acuminati a livello genitale, e altre volte invece questa patologia può evolvere fino a forme di tumori che, ripeto, possono coinvolgere sia la donna che il maschio, particolarmente in localizzazioni che non sono solo quelle genitali, ma sono quelle a carico della cavità orofaringea, diciamo la localizzazione intorno alle tonsille, ma anche la localizzazione anale, e quindi questo virus, che in realtà infetta solo le cellule delle mucose o dell'epitelio, quindi non c'è una circolazione all'interno dell'organismo, è in grado di dare patologie che possono essere sia benigne, ripeto, i condilomi, ma soprattutto una volta che si instaura un'infezione persistente, questa può evolvere fino a forme di tumori che ancora oggi in Italia causano la morte di parecchie donne ogni anno. Proprio per gestire questa complessità del fenomeno, che cercheremo di conoscere ancora meglio tra un attimo, c'è bisogno di unità specializzate, non per questo ci sono delle unit proprio dedicate. Esatto, diciamo che nei nostri istituti, l'Istituto San Gallicano e l'Istituto Regina Elena, che sono due istituti a carattere scientifico di Roma, è nata proprio la necessità di creare questa unità HPV, che non è altro che un centro di coordinamento, perché, come ho spiegato precedentemente, il virus è in grado di infettare diverse aree del nostro corpo e quindi, come conseguenza, diversi specialisti vengono ad essere coinvolti sia nella terapia ma anche nella diagnosi di questa patologia. E quindi il coordinamento è importantissimo sia per dare una certezza clinico-diagnostica al paziente, ma soprattutto per dare una formazione ed un'informazione corretta rispetto a questa patologia che, ripeto, essendo a trasmissione sessuale, coinvolge anche delle sfere private del singolo paziente che necessitano di risposte estremamente precise, corrette e non allarmistiche. Quindi questo era proprio, dalla complessità della patologia dell'HPV nasce spontaneo creare un coordinamento. Seguiamo bene allora Chiara Del Gaudio. Allora Francesca, lei ha una lesione di basso grado del collo dell'utero dovuto all'HPV, ma è una lesione persistente da molto tempo. La persistenza dell'infezione HPV e l'insorgenza del tumore al collo dell'utero possono essere favoriti da alcuni fattori. Ce li elenca Luciano Mariani, ginecologo-oncologo che insieme con Aldo Venuti coordina le attività dell'HPV Unit degli istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma. Benché l'HPV sia la causa necessaria del cancro del collo dell'utero, non è sufficiente perché si sviluppi il tumore. Quindi è necessario identificare quegli altri fattori che potenziano l'attività dell'HPV e quindi vanno verso la progressione della malattia verso il cancro. Questi sono sostanzialmente il fumo di sigaretta, la contraccezione ormonale oltre 5 anni e la copresenza di altre malattie sessualmente trasmesse come la clamidia trachomatis ed altri fattori ancora, lo stato di immunità, la competenza immunitaria del nostro sistema immunitario e eventualmente anche il numero di partner sessuali con i quali aumenta evidentemente la capacità, la possibilità di entrare in contatto con virus di alto grado. Raccontiamo come si affrontano le lesioni prodotte dal papillomavirus al collo dell'utero. Nelle lesioni di basso grado, che colpiscono particolarmente le più giovani fino a linea di massima ai 30-35 anni, si tende a non fare alcun trattamento
lasciando il tempo attraverso dei controlli periodici che vi sia la regressione spontanea. Nelle lesioni più piccole e completamente evidenti, attraverso anche una semplice laser vaporizzazione della lesione, le lesioni più impegnative invece con la escissione attraverso la LIP o la conizzazione. Sente un piccolo fastidio, certamente, come fosse un dolore mestruale. Quando siamo di fronte malauguratamente a una lesione francamente invasiva, la strategia terapeutica sarà quella di modulare chirurgia, radioterapia e chemioterapia all'estensione della malattia. Il papillomavirus che aggredisce le donne può essere molto cattivo anche con gli uomini. Antonio Cristaudo, primario dermatologo, ci riassume in breve l'esperienza maturata finora nell'HPV Unit. L'infezione da HPV negli uomini si manifesta con i cosiddetti condilomi. Sono delle lesioni di tipo verruciforme, come delle verruche, che si localizzano elettivamente nelle regioni genitali e nelle regioni anali. L'infezione da HPV colpisce prevalentemente gli uomini. Nella nostra casistica rappresenta più del 50% di tutta la popolazione che noi visitiamo. A differenza di quanto succede nelle donne, però, negli uomini queste lesioni difficilmente o quasi mai si trasformano in tumori. Come si affrontano queste lesioni? Attraverso una terapia medica o attraverso una terapia cosiddetta fisica o anche chirurgica. A seconda del tipo di lesione, del numero delle lesioni, della localizzazione delle lesioni stesse. La terapia medica può essere effettuata attraverso delle creme o dei gel che il paziente applica direttamente per conto proprio a casa. Per quanto riguarda invece la terapia fisica, deve essere effettuata in un centro ospedaliero e consiste nella crioterapia con azoto liquido, nella diatermocoagulazione o nella laser terapia. Solo in casi eccezionali deve essere presa in considerazione anche la terapia chirurgica. Grazie. L'infezione HPV può regredire autonomamente o causare lesioni precancerose. I vaccini consentono la prevenzione primaria, ma se il danno è già in corso, solo uno screening adeguato può rivelarlo. Facciamo allora i controlli che servono. Grazie a Chiara Del Gaudio. Venuti, la vaccinazione contro il virus HPV adesso è caldamente consigliata anche per i maschi e anche a chi ha già contratto il virus. Esatto. La vaccinazione, diciamo, se mi consentite il termine, è stato un cambiamento epocale, perché è stato il primo intervento preventivo contro un tumore che si è messo in atto nell'uomo. La vaccinazione contro l'HPV, insieme a quella precedente contro il vaccino contro l'epatite B. Queste sono le due vaccinazioni che veramente prevengono il cancro. Il vaccino è consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma tutte le organizzazioni sanitarie del mondo consigliano la vaccinazione in età preadolescenziale, cioè prima del debutto sessuale del bambino e della bambina. Si è iniziato con la vaccinazione delle femmine di età delle dodicenni, anche in Italia si è iniziato a dare questo vaccino gratuitamente, ma adesso in tutto il mondo, ma anche in Italia, c'è la possibilità di vaccinare anche i maschi. E in Italia, come sempre, c'è una regionalizzazione della sanità e quindi non in tutte le regioni il vaccino maschile viene dato ai bambini, ai dodicenni. Questo è iniziato solo in alcune regioni, si è iniziato con la Puglia, il Veneto, ma adesso anche altre regioni stanno adottando questa tipologia di vaccino. Il vaccino viene dato sia in età preadolescenziale, però anche in età adulta, ha la sua validità, perché l'infezione naturale non dà una protezione, per cui nel corso della nostra vita l'infezione da un virus non ci protegge dall'eventuale successiva reinfezione. Invece il vaccino può fare questa cosa. Quindi il vaccino sì, seguire nelle dodicenni, che è la massima efficacia su scala di popolazione, ma anche singolarmente in età successive, perché è attivo anche negli adulti. Tra l'altro la vaccinazione aiuta anche il Servizio Sanitario Nazionale.
sicuramente, perché ci sono alti costi, come ho detto precedentemente, riferito alla diagnosi e cura di una patologia così diffusa in diverse aree. E quindi dobbiamo dire che il vaccino, certo, è anche dal punto di vista costo-beneficio estremamente efficace per il servizio sanitario. Sottolineiamo però l'importanza, come anticipava poco fa Chiara, dello screening, della prevenzione, no? Perché prima lo affrontiamo questo virus, meglio è, perché naturalmente anticipiamo eventuali gravi danni. Assolutamente. Il vaccino è in grado di prevenire i tumori e le lesioni preneoplastiche nel lungo periodo. Nel periodo medio-breve, tuttora, è essenziale fare lo screening. E lo screening è riferito solo alle donne, perché nell'uomo non si ha la possibilità di fare uno screening altrettanto efficace. Quindi assolutamente lo screening va fatto, e in Italia lo screening verrà progressivamente cambiato, dando nuove possibilità con gli HPV test. E gli HPV test sono un miglioramento ulteriore dello screening per migliorare la possibilità che abbiamo di prevenire le lesioni preneoplastiche e in ogni caso il tumore. Che cosa allora dobbiamo aspettarci dalla ricerca prossimamente? Dalla ricerca prossimamente, diciamo che già nella primavera di quest'anno l'EMEA, che sarebbe l'organizzazione europea che si occupa dell'immissione in commercio di farmaci, ha dato l'approvazione per un nuovo vaccino non avalente, perché i vaccini attualmente in uso in Italia sono un bivalente e un quadrivalente. Il non avalente, aumentando il numero di HPV contro cui è efficace, è in grado di aumentare la protezione nei confronti del tumore. In poche parole, i vaccini attuali proteggono dall'oltre 80% dei tumori, sia femminili che maschili. Questo non avalente porterebbe la protezione a oltre il 90% di questi tumori. Quindi è un sostanziale progresso. E oltre che alla ricerca, ci dobbiamo augurare che progredisca anche l'apertura di nuove unit specializzate per l'HPV. Sicuramente, penso che sia un sistema che può essere esportato in tutte le strutture sanitarie, perché non ha dei costi in sé, perché è solamente un coordinamento delle varie figure professionali che operano nel campo dell'HPV, e soprattutto perché la nostra esperienza ci dice che la persona che ha più necessità di una correttezza di informazione è la persona che non ha una patologia HPV, quindi una persona che è sana, però ha avuto solamente notizia di essere stato contagiato da questo virus. E queste sono le persone che necessitano della maggiore informazione e della maggiore correttezza. E questa può essere data dal singolo medico, se alle sue spalle può rivolgersi a un centro plurispecialistico che gli dia esattamente gli strumenti per dare la risposta corretta alla domanda del paziente. Professor Venuti, cogliamo l'occasione, lanciamo un appello ai genitori, in modo particolare perché riescano a ben consigliare, educare i loro figli, anche mettendoli in allarme rispetto a ciò che vanno incontro. Esatto, l'appello è che la vaccinazione, in generale le vaccinazioni, questa in particolare, è estremamente sicura, non dà effetti collaterali, è assolutamente necessaria per prevenire la malattia sessualmente trasmessa chiamata condilomatosi, sì, e soprattutto il tumore non solo femminile, ma come abbiamo visto anche maschile. E poter vaccinare più bambini possibili ha anche un effetto, come si dice, di gregge, che verranno protetti anche quelli che per varie ragioni non sono stati vaccinati. Grazie professor Aldo Venuti. Grazie a voi. Grazie per la sua chiarezza. A te Antonia.